Buongiorno a tutti, mi ha appena presentato il Presidente, io sono l'ingegnere Antonella Guarino di Analyst Group e oggi condividerò con voi un paio d'ore e andremo a vedere non solo la nuova normativa sul trattamento dei dati personali, ma poi vedremo anche in circa 30 minuti altri adempimenti per voi professionisti, che è la fattura elettronica tra privati, che è un altro adempimento che è già entrato in vigore da gennaio 2017 a titolo facoltativo, adesso entrerà in vigore anche a titolo obbligatorio, quindi è doveroso spendere 30 minuti anche su questo argomento. Iniziamo con il GDPR, il nuovo regolamento europeo per il trattamento dei dati personali. Cosa affronteremo in questa mattinata? Prima di tutto diremo che cos'è questo GDPR, andremo a condividere insieme i punti del regolamento, quindi vedremo chi sono i soggetti del trattamento, tutti i doveri dell'interessato al trattamento e poi entreremo nel vivo dei documenti, che sono i consensi, le informative, il registro delle attività e il documento di valutazione dell'impatto dei trattamento dati e in ultimo come cambiano i rapporti con il garante. GDPR è l'acronimo di General Data Protection Regulation, è un regolamento europeo del numero 679 del 2016, questo è stato emanato dal Parlamento e dal Consiglio europeo il 27 aprile del 2016 e tratta la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la precedente direttiva 9546, sempre emanata dal Parlamento europeo. Questo è un nuovo regolamento che stabilisce le linee guida da adottare in materia di protezione delle persone fisiche con trattamento ai dati personali e alla libera circolazione nell'Unione Europea. Come abbiamo già visto, è stato emanato nell'aprile del 2016 ed è entrato in vigore il 25 maggio del 2016 con un'applicazione differita di 2 anni. Questo perché? Questo non è un decreto né legislativo né interministeriale né un decreto del Presidente della Repubblica che fornisce delle disposizioni ben precise. Questo è un regolamento a livello europeo che viene applicato in tutti gli Stati membri, quindi non fornisce delle direttive specifiche ma fornisce delle linee guida. Essendo delle linee guida vanno lette e interpretate, che non dice devi fare questo, ok? Quindi già si sposta il concetto di legge a linee guida. Con il nuovo regolamento viene anche poi spostato il focus, non si parlerà più di privacy ma si parlerà di trattamento dati personali e trattamento dati sensibili, quindi per la giurisprudenza europea c'è differenza tra il dato personale e il dato sensibile. Perché questo nuovo regolamento? Prima di tutto perché si ha la necessità di avere delle disposizioni uguali in tutti i paesi dell'Unione Europea. Questo perché? Perché ci sono delle aziende, ci sono delle imprese, ma ci sono anche delle associazioni di professionisti che lavorano in tutta Europa. Altro aspetto fondamentale che ha determinato la nascita del GDPR è l'evoluzione del concetto di dato. Con il nuovo regolamento il concetto di protezione dato personale sposta l'attenzione non più su tutelare l'individuo ma su tutelare i dati. Infatti, come vi ho già anticipato, non c'è più il concetto di privacy, quindi di tutela dell'individuo, ma di trattamento dati, cioè noi dobbiamo tutelare il dato. Il dato che a oggi viene paragonato al petrolio dell'era digitale. Questo perché il dato, una volta raffinato, ci consente di acquisire tutta una serie di informazioni fondamentali sull'individuo. Queste informazioni per le imprese, per i professionisti, si traducono in opportunità di lavoro, in opportunità di business. Quindi con il nuovo regolamento il professionista, l'impresa chiamata in causa, assume dei maggiori obblighi nei confronti degli interessati, cioè di coloro che trasferiscono e danno il consenso all'utilizzo dei dati personali.
ma allo stesso tempo viene focalizzato il concetto di adozione di accorgimenti tecnici e organizzativi necessari a garantire la conformità effettiva del trattamento nel rispetto della sicurezza del dato e nel rispetto della tutela dell'interesse. Ho detto all'inizio che il nuovo GDPR fornisce, nei primi articoli, una serie di definizioni. Qui li ho riportati pari pari al GDPR. Allora, per il GDPR, articolo 4, viene definito il dato personale come qualsiasi informazione che riguarda la persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, il numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o più elementi che caratterizzano la sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale. Quindi il concetto di dato personale adesso si amplia, non è più solo nome, cognome, mail o numero di telefono. Viene specificato cosa si intende per trattamento, ovvero qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicati a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distribuzione. Cos'è il trattamento? Il trattamento altro non è che l'uso dei dati che noi facciamo. Allora, oggi siamo qui tutti professionisti, quindi per un momento accantoniamo il concetto delle imprese, perché per il nuovo GDPR non c'è distinzione tra professionista o impresa. Il professionista usa i dati dei propri clienti. Cioè, quando io vengo presso il vostro studio e vi chiedo di seguire una pratica tecnica, prima cosa che vi devo fornire è nome, cognome e un recapito telefonico. Voi vi dovete mettere in contatto con me. Poi, se ci dobbiamo scambiare delle informazioni, vi devo dare la mail. E questo è d'obbligo, perché voi professionisti siete tenuti a inviare anche i preventivi. Io accolgo il preventivo, vi do l'incarico. Quindi vedete, i dati che si andranno a trattare sono diversi. Per trattamento qui viene ampliato, vedete, dice raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione. Quindi qualsiasi attività voi portate avanti con un dato personale è oggetto di trattamento. Essendo oggetto di trattamento, voi vi dovete attenere poi a delle specifiche linee guida per il loro uso. Poi non fa differenza tra un sistema cartaceo o un sistema informatizzato, perché parla di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, quindi anche un trattamento manuale, se vogliamo, un trattamento cartaceo di raccolta dati viene disciplinato dal nuovo GDPR. Chi è il titolare del trattamento? Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, singolarmente o insieme ad altri, che determina le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali. Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione e degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o dagli Stati membri. Il titolare del trattamento è il soggetto che tratta i dati personali, quindi nel caso degli studi professionali siamo noi professionisti, nel caso di un'azienda è l'azienda, okay? Quindi il titolare non è il legale rappresentante, è l'azienda che poi agisce per conto del suo legale rappresentante, un altro discorso. Responsabile del trattamento. Il nuovo GDPR dà la possibilità al titolare del trattamento di nominare un responsabile del trattamento. Il responsabile è la persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica,
un servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare. Questo non è un soggetto obbligatorio, il titolare può decidere di nominarlo in funzione della sua struttura aziendale, può essere anche un dipendente o un consulente esterno. Quando ha senso nominare un responsabile? Quando si ha un'impresa strutturata in reparti, quando abbiamo un grande studio professionale dove c'è un comparto che segue la parte del territorio, quindi il comparto topografico, un comparto che segue il progetto architettonico, un comparto che segue il progetto strutturale, il progetto degli impianti, i collaudi, quindi avendo più reparti che trattano aspetti differenti per la realizzazione di un'opera, è più consono avere un singolo responsabile, perché noi in ognuno di questi reparti, concedetemi di utilizzare il termine reparto, andiamo a trattare dei dati sensibili, dei dati personali ben diversi. Quindi è ovvio che un responsabile poi seguirà solo quel canale. Poi abbiamo il DPO, il responsabile protezione dati. Allora, qui la legge non è stata, diciamo, non ha avuto molta fantasia nella scelta dei nomi, parla di responsabile del trattamento e di responsabile della protezione. Responsabile della protezione ha un ruolo ben diverso, ha il ruolo di tutelare la sicurezza del dato, non il suo trattamento, ma la sicurezza del dato. Questo è un consulente che ha il compito di informare, di consigliare il titolare del trattamento nel rispetto del regolamento, oltre a verificare la corretta applicazione della normativa. Anche questo non è un soggetto obbligatorio, poi vedremo in quali casi è obbligatorio nominarli. È una figura puramente consulenziale, non redige nessun tipo di documento, ma il suo compito è solamente quello di informare sul corretto trattamento dei dati. Valutate che il DPO deve essere nominato con un documento formale che è disponibile sul sito del garante, e una volta che è stato nominato il suo nominativo viene inviato direttamente al garante. Chi vuole intraprendere, diciamo, la strada professionale di offrire un servizio aggiuntivo, ovvero quello del DPO, del responsabile protezione dei dati, deve seguire dei corsi ben specifici. Su questo si stanno muovendo già i consigli e gli ordini professionali. Il Consiglio Geometri ancora non si è pronunciato su dei corsi ufficiali, ho visto il Consiglio degli Ingegneri che ha mandato già delle circolari in cui propone questa nuova figura professionale, e i costi per l'abilitazione sono veramente molto elevati. Ma questo non perché le competenze che bisogna acquisire siano molte, ma perché è la responsabilità, non solo civile ma penale, che c'è a monte. E quindi, diciamo, il corso serve a far comprendere questo, anche perché il DPO offre un servizio di consulenza, quindi deve informare su come evolve la normativa in materia di protezione dei dati, quali sono i corretti adempimenti, come vanno conservati i dati, ma a monte come si acquisiscono i dati, quale informativa il professionista deve dare all'interessato, cioè a colui che mette a disposizione i propri dati. Cioè, è questo il ruolo del DPO. Nelle nostre realtà, quindi parliamo delle piccole e medie imprese, degli studi professionali, la figura del DPO non è una figura obbligatoria, è obbligatoria in determinati comparti, laddove si trattano non più i dati personali ma i dati sensibili. Poi vedremo anche quelle associazioni professionali che sono borderline, cioè al limite della nomina del DPO. Entriamo nel vivo della GDPR, andiamo a vedere cosa cambia. Allora, quando è stata data notizia che il 25 maggio sarebbe entrato in vigore questo nuovo regolamento, io ho visto una situazione di panico nei professionisti e ancora di più nelle aziende. Allora, noi già siamo abituati a fare il trattamento dei dati personali, no? Noi cosa facciamo? Già noi come società, quando veniamo qui a fare i seminari,
vi chiediamo poi di lasciare i dati e abbiamo sempre esplicitato quella che era la normativa di riferimento per avere il consenso all'utilizzo dei vostri dati per scopi didattici, per scopi di supporto tecnico o quant'altro. Quindi sono tutte attività che noi già facciamo. Quando vi viene un professionista, forse un cliente da voi professionisti a chiedere di portare avanti un lavoro, forse voi non eravate, diciamo, abituati a informarlo che i suoi dati erano soggetto a una legge sulla privacy. Oggi invece dovete imparare a utilizzare questa sensibilità nei confronti del vostro cliente. Quindi sono delle piccole attenzioni che dovete avere, cioè questo nuovo regolamento non vi va a stravolgere la vostra attività, vi va solamente a dire: guarda, stai utilizzando dei dati, ti devi accertare che la persona che ti lascerà questi dati sia informato dell'uso che tu ne farai, tutto qui. Quindi non dobbiamo spaventarci di questo nuovo regolamento, però allo stesso tempo ci dice: guarda, proprio perché tu tratti dei dati personali devi avere determinate attenzioni, determinati accorgimenti. E adesso entriamo nel vivo di queste attenzioni che noi dobbiamo avere. Quindi con il nuovo GDPR il trattamento dei dati personali diventa un processo aziendale, quindi i dati servono a controllare, ovvero profilare e analizzare il comportamento del cliente, creare prodotti innovativi, perché voi in base alle esigenze del vostro cliente andate anche a modificare quella che è la vostra attività professionale. Parliamoci chiaro, prima il geometra di cosa si occupava? Si occupava di topografia. Oggi il geometra, vuoi per l'evoluzione professionale, vuoi per il contesto in cui ci troviamo, cioè la situazione globale dell'Italia in cui ci troviamo, ha consentito al geometra di ampliare quelle che sono le sue competenze. E quindi abbiamo dei geometri che oggi si occupano di consulenza, si occupano di certificazione, si occupano anche di offrire servizi di consulenza per la privacy e così a seguire. Quindi vedete, voi in base anche alle esigenze del cliente andate, come dire, a modificare quella che è la vostra proposta formativa. Ecco quando parliamo di creare prodotti innovativi, cioè per prodotto non si vende un oggetto fisico ma anche il tipo di attività che noi andiamo a fare. Prima noi ci occupavamo di aspetti puramente tecnici, oggi noi diamo anche dei consigli ai nostri clienti. Questo, ripeto, è per come si sta evolvendo proprio la figura professionale, la figura del professionista, in virtù di tutti questi cambiamenti a cui è soggetto il nostro paese. Trattare correttamente un dato personale consente anche di formulare delle offerte mirate ai consumatori, convertendo potenziali clienti in clienti fidelizzati. Garantire sicurezza e migliorare l'efficienza aziendale. Sicurezza vuol dire che dovete garantire che il dato che voi andate ad acquisire rimane conservato correttamente presso i vostri studi. Ovviamente se viene conservato in formato elettronico, in un cloud, può essere soggetto a degli attacchi sempre informatici, però noi possiamo garantire anche, come dire, un livello di sicurezza anche su questo. Entriamo nel vivo di quello che dobbiamo fare, ok? Qui l'ho definite novità, ma queste saranno le nostre azioni. Si parte con l'informativa. Che cos'è l'informativa? Allora, l'informativa, lo dice il termine stesso, noi andiamo a informare l'interessato che noi tratteremo i suoi dati personali. Però adesso non lo possiamo fare più così, come ve lo sto dicendo adesso, non sarebbe conforme alle linee guida del regolamento, perché il regolamento adesso ci dice che l'informativa diventa uno strumento di informazione, deve essere comprensibile a tutti, anche ai minori, dove per il garante il minore è meno di 16 anni. Deve contenere l'origine dei dati, il tempo di conservazione previsto e il titolare deve fornire all'interessato tutte le informazioni relative al trattamento in modo conciso e trasparente, intellegibile e facilmente consultabile, usando un linguaggio semplice, chiaro e senza riferimenti normativi. Quindi, quando adesso vi viene un cliente, voi cosa dovete fare?
Allora, se andiamo a leggere bene il documento, il regolamento, il GDPR, ci dice che tutta questa attività deve essere documentata. Quindi l'informativa altro non è che un documento, un po' come quando facciamo dei contratti con le nostre banche, con la compagnia telefonica, è proprio una sorta di contratto. Quindi voi in questo documento andate a informare l'interessato, quindi il vostro cliente, colui che vi dà dei dati personali, perché state raccogliendo questi dati. Quindi gli andrete a dire: guardi, noi stiamo raccogliendo nome, cognome, mail, recapito telefonico, l'ubicazione, perché portiamo avanti con voi un discorso di parcelle tecniche, ok? Se un cliente viene da noi è perché ha bisogno di accatastamenti, confinamenti, pratiche edili, certificazioni, insomma tutta una serie di attività. Quindi voi nell'informativa vi andate a esplicitare proprio questo: guardate che stiamo raccogliendo i dati per queste attività, in modo chiaro e trasparente, senza riferimenti normativi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non dobbiamo menzionare la legge. Sì, ovviamente l'informativa fa riferimento al nuovo GDPR, però non dobbiamo utilizzare: raccolgo i dati ai sensi dell'articolo 30, dell'articolo 32, dell'articolo 48 del GDPR. No, la legge ci dice che noi dobbiamo essere trasparenti. Sto raccogliendo i dati perché vi devo fare delle comunicazioni telefoniche. Sto raccogliendo la mail perché vi devo mandare il preventivo, perché vi manderò la mia parcella, perché vi manderò la fattura. Sto raccogliendo i dati delle vostre proprietà perché io devo fare un accatastamento, dobbiamo mettere dei confini e così a seguire. Quindi è un elenco di procedure che voi andate a chiarire con il vostro cliente. Poi gli dobbiamo dire per quanto tempo noi terremo i dati. Beh, il tempo del rapporto professionale. Se è un rapporto che finisce lì, ad esempio, facciamo una successione, quello è un rapporto occasionale, quindi il tempo della pratica. Se invece li raccogliamo per noi stiamo seguendo la realizzazione di un'opera, capite bene, i tempi per la realizzazione dell'opera. Ma poi non finisce lì. Una volta che voi avete realizzato un'opera, voi siete il tecnico di fiducia. Quindi il professionista si affiderà a voi anche per gli step successivi. Eventuali manutenzioni, eventuali adeguamenti, certificazioni e così a seguire. Quindi diciamo il tempo della conservazione, in questa fase non è, come dire, identificabile in modo preciso. È consono indicare per il tempo necessario al rapporto professionale che si instaura. Prego. Visto che noi teniamo un archivio nostro, perché lo vediamo quindi la storia dei dati e che ha vinto. E questo va indicato. Lo dovete dire, voi andrete a dire al vostro cliente che terrete i suoi dati a vita. Cioè, tutto quello che voi fate adesso con i dati del cliente lo dovete informare il cliente. Guardi, io uso i dati per questo motivo, li utilizzerò per N anni, per un anno, due anni, a vita. Lo dovete informare. Questo perché? Perché lui poi nel corso del tempo la legge gli darà la possibilità, di modificare i suoi dati, di revocare il consenso all'uso di tutti i dati o di particolari dati. Io posso dare il consenso all'uso del telefono e a non della mail, o viceversa. Posso dare il consenso all'uso della mail, del telefono, ma non della residenza, quindi eventuali comunicazioni cartacee noi non possiamo mandargliele. Quindi è questo che lei adesso deve comunicare al cliente, cioè deve instaurare un rapporto trasparente. Praticamente quello che noi facciamo tacitamente, adesso lo facciamo in modo esplicito, lo dobbiamo documentare. Una volta che noi abbiamo fatto questa informativa, dobbiamo avere il consenso. Noi stiamo informando che tutti i dati che ci darà verranno trattati per un determinato periodo di tempo per fare determinate attività. Però adesso il nostro cliente ci deve dare il consenso. Come cambia il consenso? Cambia il consenso al trattamento, che diventa un consenso inequivocabile e desumibile in base ai comportamenti dell'interessato. Durante la fase di raccolta dati deve essere chiaro la finalità per cui sto raccogliendo i dati e per quanto tempo li raccoglierò. Punto 32 del GDPR. Non so se voi avete avuto modo di leggere il GDPR, non è formato di puri articoli, cioè tutta una parte
descrittiva, punto 1 fino al punto 170, adesso non ricordo, 180, e il punto 32 è fondamentale per il consenso. Ve lo leggo, questo è proprio il testo della legge, ve lo leggo perché questa è la parte che veramente cambia, ok? Ma cambia anche per voi, persona fisica, cioè perché voi non siete solamente il titolare del trattamento dati, voi siete anche interessati, perché quotidianamente voi lasciate i vostri dati, no? Andiamo al supermercato, cosa ci chiedono? La tessera punti. Andiamo dal benzinaio, la tessera punti. Ovunque andiamo ci chiedono di lasciare mail, cambiamo operatore telefonico, ci chiedono di fare delle comunicazioni. Bene, quindi voi non siete solamente titolari, ma siete anche interessati. Quindi adesso vi chiarisco anche alcuni aspetti che voi dovete essere a conoscenza quando andrete voi a lasciare i vostri dati personali. Leggiamo cosa dice il punto 32. Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano. Ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici o orale, che potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per i servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare il consenso, il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le finalità o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il silenzio per il quale il consenso è espresso. Facciamo degli esempi pratici. Facciamo un esempio della nostra società. Noi, non so qui se c'è qualche cliente di Analyst Group, allora Analyst Group fa delle comunicazioni ai propri clienti. Supporto tecnico, quante volte noi mandiamo la soluzione a un vostro problema tramite mail, tramite contatto telefonico. La finalità del trattamento qual è? Supporto tecnico. Come ve lo facciamo? Mail, telefono. Quindi per una finalità abbiamo già due consensi. Poi noi vi informiamo delle novità, novità normative, quindi come vi informiamo? Telefono e mail, un'altra finalità con altri due consensi. Poi vi invitiamo ai seminari. Voi avete avuto anche l'invito nostro per essere qui. Questo è un seminario organizzato con il patrocinio del collegio per il rilascio dei crediti, però noi abbiamo fatto comunque una comunicazione. A chi l'abbiamo fatta? A tutti i professionisti che hanno dato il consenso a ricevere gli inviti ai seminari. Quindi un'altra finalità, un altro consenso. Quindi a oggi, quando voi vi ritrovate in un supermercato e vi chiedono la tessera punti, cosa vi mettono davanti? Vi mettono davanti una scheda dove vi chiedono nome, cognome, l'indirizzo, il telefono, la mail. Ho visto delle schede dove vi chiedono anche se avete figli, se sono maschi, femmine e quant'altro. Vedete, il dettaglio dei dati che vi chiedono è per la vostra profilazione. È ovvio che chi ha figli acquista delle cose diverse rispetto a chi è single. Chi ha figli piccoli compra cose diverse rispetto a chi ha figli grandi. Questo cosa consentirà? Consentirà al supermercato, alle grandi catene, poi di mandarvi delle informative. Gli sms, guarda che oggi c'è lo sconto del 10% sui giocattoli, perché avete visto che avete figli piccoli. Adesso però, con il nuovo GDPR, come cosa cambia? Allora, voi date i vostri dati, però vi devono chiedere, vuoi essere informato delle promozioni? Caselle vuote, do il consenso, nego il consenso, non possono essere già firmati. Vuoi ricevere delle scontistiche particolari su determinati prodotti? Certo, non consenso.
vuoi ricevere comunicazioni mail, il consenso o il consenso, vuoi essere contattato da un operatore, ti do il consenso o il consenso. Valutate che se voi volete utilizzare la tessera solo per la raccolta punti, non siete tenuti a dare il consenso alle mail. A volte mettono l'asterisco telefono e mail obbligatori. Ma se io nego il consenso, non sono tenuta più a riempire il campo obbligatorio. Perché se io voglio usare la tessera solo per la raccolta punti, non c'è scritto da nessuna parte che devo dare il numero di telefono. Se io te lo do e nego il consenso, tu non lo puoi usare. Che te lo do a fare il numero di telefono? Non ha più senso. Questo perché si vuole tutelare l'uso di quel dato. Un altro esempio ancora, con le compagnie telefoniche. A tutti noi è capitato adesso di cambiare operatore telefonico. Ogni volta che si cambia operatore telefonico, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ridare un'altra volta tutti i nostri dati, ridare un'altra volta il consenso all'uso. Beh, d'ora in poi non sarà più così, perché voi avete dato al vostro operatore il consenso all'uso dei dati. Adesso che voi cambiate operatore, è un rapporto di consensi tra i due operatori, quello uscente e quello entrante. Se invece voi negate completamente l'uso, quindi vi affidate a quello che è il diritto dell'oblio dato dal nuovo GDPR, e quindi negate completamente il consenso all'operatore uscente, allora in quel caso dovete dare prima tutti i dati e poi il consenso al nuovo operatore, altrimenti è un rapporto tra i due. Quindi vedete come lo scenario cambia. Questo perché, ripeto, tacitamente il GDPR vuole tutelare l'individuo, ma vuole tutelare soprattutto l'uso del dato, il transito di tutti questi dati che viene fatto. Allora, l'altra novità era sul DPO, l'abbiamo introdotto prima, e ho detto che non è una figura obbligatoria, però deve essere sempre nominato quando? Nelle strutture della pubblica amministrazione, nelle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, e le aziende che trattano una mole di dati sensibili a titolo continuativo. Quindi non è il nostro caso, ok? Noi non siamo tenuti ad avere il DPO, il responsabile per la protezione dei dati, perché noi trattiamo dati personali, non dati sensibili, mentre le pubbliche amministrazioni, le strutture sanitarie, trattano dati sensibili. Per quanto riguarda gli studi commerciali e i consulenti del lavoro, questi sono borderline. La normativa li mette un po' nel limbo, perché i dati che loro usano sono sì personali ma non sensibili, però loro usano una mole di dati, ok? Quindi è questo che li mette al limite della nomina obbligatoria del DPO. Quali requisiti deve avere il DPO? Un'adeguata conoscenza della normativa, operare in piena autonomia, cioè deve avere tutte le competenze per fornire l'attività di consulenza a chi lo nomina. Non avere conflitti di interesse, quindi non può essere un dipendente dell'azienda, deve essere un soggetto esterno all'azienda. Quali competenze deve avere? Il DPO deve avere delle competenze giuridiche per interpretare in modo corretto le norme, competenze informatiche per potersi interfacciare in modo adeguato con i responsabili dei sistemi informativi. Perché cosa ci dice la legge? Abbiamo detto prima che l'informativa e il consenso noi li possiamo richiedere sia cartaceamente che informaticamente. Se noi ci dotiamo di un sistema software, di una piattaforma, è ovvio che abbiamo a monte un gestore di queste tecnologie. Lo possiamo fare anche noi, però se noi abbiamo difficoltà su queste piattaforme, queste difficoltà le deve poi risolvere il DPO. Il DPO deve essere capace di realizzare una completa analisi dei rischi e una valutazione delle interazioni con le altre discipline che la riguardano, anche indirettamente. Deve garantire la sicurezza e la gestione delle informazioni, quindi ecco perché deve essere un soggetto formato. Ha il compito di sorvegliare che venga rispettato sia il regolamento europeo, ma anche le specifiche prescrizioni delle autorità nazionali. Quindi
Il DPO ha anche il compito di verificare che vi sia la cooperazione con l'autorità di controllo e che chi gestisce il trattamento dei dati sia informato e consigliato rispetto a un'eventuale non conformità delle scelte adottate. Valutate che il garante italiano ha sospeso per i prossimi 6 mesi le sanzioni. Questo perché? È vero sì che il 25 parte il nuovo regolamento, diventa obbligatorio in Italia, ma è anche vero che essendo un regolamento che dà linee guida, non essendoci delle circolari interne, delle disposizioni interne all'Italia, è anche, come dire, difficile applicare quello che è un regolamento che coinvolge tutta l'Europa a una specifica nazione. La Francia e l'Inghilterra già hanno dato delle specifiche linee guida nazionali a chiarimento del GDPR, e quindi il garante in questi 6 mesi ha sospeso le sanzioni prima di tutto per vedere l'andamento, quindi come i professionisti, come le imprese, come le multinazionali si adeguino e le difficoltà che incontreranno per adeguarsi. Dopodiché deciderà se è il caso di emanare delle specifiche direttive italiane e di conseguenza, diciamo, in questo periodo ha sospeso le sanzioni. Per chi ha avuto modo di vedere l'apparato sanzionatorio, le sanzioni sono elevatissime, addirittura il 4% della produzione, però è globale, quindi questo ci fa capire che le sanzioni vengono applicate alle multinazionali, cioè a quelle aziende che hanno la sede in Italia, in Germania, in Francia, in Spagna, e quindi il 4% della sanzione è sul fatturato globale, perché loro sono più soggetti al trattamento, perché poi devono garantire anche la sicurezza del dato quando viene spostato da un paese all'altro. Diritto alla portabilità dei dati. Il nuovo GDPR garantisce all'interessato la possibilità di scaricare i propri dati e di trasferirli altrove. Questo, diciamo, era l'esempio che abbiamo fatto prima di quando si cambia la compagnia telefonica. Quindi l'interessato ha il diritto di ricevere i dati precedentemente forniti al titolare del trattamento e ottenere che questi dati vengano trasmessi a un altro operatore. Beh, in teoria un nostro cliente potrebbe chiederlo anche a noi questo. Cioè, bene geometra, io le ho dato tutti i miei dati, lei adesso mi deve fornire un elenco di tutti i dati che io le ho dato e poi può negarci il consenso, dire non sei più il mio tecnico di fiducia, quindi io oggi in poi non ti do più il consenso a utilizzare i miei dati perché mi trasferisco a un altro tecnico. Questo è un diritto dell'interessato. Diritto di accesso. A partire dal 25 maggio 2018 il titolare del trattamento deve essere del tutto trasparente sul perché e il come utilizzerà i dati dell'interessato che sta raccogliendo, con l'introduzione dei registri delle attività di trattamento. Il titolare deve specificare le finalità per cui sta procedendo con il trattamento dei dati personali, i soggetti interessati, le misure di sicurezza tecnica e organizzative che va ad adottare. Cosa sono questi registri delle attività? Allora, il GDPR stabilisce che il titolare del trattamento deve predisporre questo documento. È un documento in cui, poi vediamo, la normativa dà anche i punti da sviluppare. Allora, dice, tu devi dire che tipo di trattamento stai facendo, quali sono le finalità del trattamento, come ne andrai a utilizzare, quindi in base all'utilizzo anche di diversi consensi, le misure di sicurezza che intendi adottare e il periodo di conservazione. Praticamente è un documento dove noi andiamo a raccogliere tutte le informazioni che diamo ai nostri clienti e tutte le attività che noi facciamo sui loro dati. Però questo documento va fatto e va tenuto nello studio in azienda. È un documento che può essere conservato sia cartaceamente che in formato elettronico, non dobbiamo inviarlo a nessuno, lo dobbiamo tenere presso la nostra sede operativa perché nel momento in cui ci sarà un controllo lo dobbiamo esibire. Questo è un po' come il manuale della conservazione, no? Voi fate fatture elettroniche, quindi avete anche il manuale della conservazione, è un documento in cui dite ok, io sono il responsabile della conservazione delle fatture elettroniche, questo è il mio pacchetto di versamento,
o una conservazione in house, se è una conservazione presso il vostro studio, e andate a dire dove tenete conservate le fatture elettroniche per i prossimi 10 anni, tutto qui. Qui è la stessa cosa, questo è un documento che voi tenete dove andate a spiegare l'informativa che avete fatto ai clienti, il consenso che avete raccolto, per quali attività vi riguarda, il tipo di dato che voi utilizzate e per quanto tempo prevedete l'utilizzo, tutto qui. Però è un documento che dobbiamo fare. Allora, qui adesso iniziano i dubbi. Se voi avete letto il nuovo GDPR, c'è scritto che questo è un adempimento per le aziende che hanno 250 dipendenti. Però è consigliabile, è preferibile che anche chi non ha 250 dipendenti, ma un rapporto continuativo di trattamento dati lo deve avere. Ora cosa si intende per dipendente? Per dipendente si intende il numero degli interessati, quindi nel nostro caso sono i nostri clienti. Okay? Qui il concetto di dipendente è sottile, cioè in alcuni punti sembra che il dipendente è colui che ha un rapporto contrattuale con il proprietario, con l'impresa. Poi andando a rileggere, no, è l'interessato, cioè il soggetto con cui noi abbiamo un rapporto di trattamento dati. Però alla fine questo è un registro molto semplice da compilare, poi chi mi lascerà i dati, noi mandiamo anche il modulo GDPR, dove all'interno del modulo GDPR metteremo a disposizione non solo il registro delle attività, ma anche il consenso, l'informativa per il consenso da dare al cliente, vi metteremo a disposizione il documento di nomina del responsabile trattamento dati, quindi non del DPO, responsabile trattamento dati, perché anche questo documento di nomina non è che io, titolare del mio studio, nomino il geometra responsabile del trattamento, punto. No, ci sono delle clausole contrattuali, io, titolare, è vero che vi nomino responsabile, però tu sei venuto a fare A, B, C, D, è un documento lunghissimo, se non mi sbaglio sono 8-9 pagine. Allora, se c'è il responsabile non è obbligatorio, lei è il titolare del trattamento. Se ha uno studio molto grande e vuole delegare questa responsabilità, allora lo nomina, altrimenti c'è solo il titolare del trattamento. Se lo nomina, perché ci sono, diciamo, lei reputa il caso di avere un responsabile del trattamento che gli dia una mano su come gestire in modo sicuro i dati, allora lo va a nominare. Non è un il diritto all'oblio. Allora, il nuovo GDPR non parla di diritto alla cancellazione, ma parla di diritto all'oblio, che è la stessa cosa, però con delle varianti. Allora, dice, l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati, oppure ha la possibilità di ritirare il consenso al trattamento dei suoi dati. Ritirare il consenso, che può essere un ritiro totale, e quindi parliamo di cancellazione, o parziale. Ok, ti dico, io ritiro il consenso ad essere contattato telefonicamente, voglio che tutte le comunicazioni mi rifate tramite PEC oppure tramite casella postale. Ok, quindi nego il consenso all'uso del telefono, ma lascio il consenso per le mail e le comunicazioni su casella postale. Quindi, nel momento in cui l'interessato si avvale del diritto all'oblio, il titolare del trattamento deve cancellare parzialmente o completamente i dati dal suo archivio. Allora, andiamo a vedere questi registri del trattamento. Allora, è un documento che consente di fotografare lo stato della gestione dei dati personali in azienda. È proprio questo che noi faremo, una fotografia di come trattiamo i dati dei nostri clienti. L'articolo 30 del GDPR prevede due tipologie di registri, uno a cura del titolare del trattamento o del suo rappresentante, comma 1, responsabile del trattamento o del suo rappresentante, comma 2. Allora, il registro del trattamento che fa il responsabile è un registro più snello. Ok? Perché il responsabile, lo dice il termine stesso, è responsabile del trattamento, ovvero è responsabile che i dati vengono trattati in modo sicuro. Tutte le finalità del trattamento, l'uso e quant'altro viene regolamentato dal titolare del trattamento. Quindi sono due registri
uno il primo più dettagliato, il secondo un pochino più snello, cioè focalizzato sul concetto di sicurezza dei dati. Il registro delle attività può essere conservato sia in formato cartaceo che in formato elettronico dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati e messo a disposizione dell'autorità garante qualora lo richieda. L'organigramma aziendale è importante e facilita la compilazione del registro delle attività perché definisce chi accede, a quali dati e per quale finalità. Allora, qui la situazione sembra un po' complicarsi. Voi avete dei collaboratori? Se qualcuno ha un collaboratore, che può essere anche un praticante, può essere un tecnico che lo chiamiamo per darci una mano, in quel caso nel mio registro delle attività io dovrò dire anche questo. Guarda che per i dati catastali, foglio e particella, verranno trattati dal mio collaboratore, l'ingegnere Guarino, perché lei si occupa degli accatastamenti, lei si occupa dei confinamenti. Quindi vado anche a dire chi può utilizzare quei dati. Noi azienda abbiamo supporto tecnico, abbiamo i commerciali. Io al commerciale dico guarda, tu commerciale puoi utilizzare nome, cognome, mail, telefono. Stop. Te tecnico ti dico guarda, per altre necessità puoi utilizzare la PEC. Non usi il telefono, usi... Cioè vado a diversificare chi utilizza il dato e per quale finalità. Vedete come si raffina? Ecco perché è importante avere un documento in cui noi andiamo a disciplinare questo. Però questi sono già casi un pochino più complessi. Se io sono il singolo geometra, che sono solo io nello studio, questo è un problema che già non ho. Se sono io o un mio collaboratore, allora il problema si pone. Quali dati può usare il mio collaboratore? Per quale finalità il mio collaboratore utilizzerà questi dati? Che tipo di uso ne può fare? E quindi il mio documento si raffina un attimo. Pensate voi, no? Perché è importante questo? Se il collaboratore si mette in malattia, cosa fa? Vi manda un certificato? Quindi voi trattate anche il suo documento. Quindi voi avrete un collaboratore che per la legge viene assimilato tipo a un dipendente. Non interessa il contratto che c'è tra voi e il vostro collaboratore, potete essere anche soci al 50%. Però il vostro collaboratore poi vi deve autorizzare anche al trattamento di questo dato, ok? L'accesso al certificato medico sul sito. Ok? Lui potrebbe negare il consenso e dovete aspettare la comunicazione cartacea che arriverà. Cioè sono tante sfaccettature. Quindi vedete, la legge non è chiara, non dice tu devi fare questo. No, cosa ha detto il punto 32? Tu per ogni finalità devi informarlo e chiedere il consenso. Quindi vedete come si raffina poi il concetto di finalità e consenso con le nostre attività, cioè con quello che noi praticamente facciamo con questi dati. Cosa contiene il registro dei trattamenti? Allora, il nominativo del titolare e del responsabile del trattamento, nominativo del DPO ove necessario, le finalità del trattamento, cioè per quale motivo sono accogliendo questi dati, le categorie di dati e i soggetti interessati coinvolti, i rapporti con le terze parti, flussi esterni di dati, gestione informativa e consenso, gestione dei diritti dell'interessato, tempi di conservazione e misure di sicurezza. Allora, quali possono essere le misure di sicurezza? Se voi vi affidate a un cloud, il cloud è certificato. Se voi decidete di conservare i dati sul vostro computer, beh, qual è la misura di sicurezza? Cioè, vabbè, io ho un antivirus, ho un doppio antivirus, li salvo anche su un supporto esterno. Come garantisco che questo supporto esterno non mi venga rubato? In teoria, con i dati nel nostro studio si possono portare il supporto, anche tutto il computer. Cioè, questo che si intende per misure di sicurezza. Infatti la legge dice tecniche e organizzative. Tecniche vuol dire sistemi sicuri, organizzative come li costruiamo in modo sicuro. A fine sera mentre il computer è dentro la nostra porta. Però dicevamo col vecchio programma, il documento programmatico della sicurezza.
questo già lo dicevamo. Ma infatti, cioè, quello che uno faceva bene prima continuerà a farlo bene adesso, cioè solamente, come dire, un chiarimento aggiuntivo che dobbiamo fare. Per esempio prima non eravamo tenuti a dire per quanto tempo li conservavamo, adesso sì, prima il consenso era unico, adesso invece tanti consensi, però anche il canale. Esatto. Ma anche perché noi siamo partiti che prima avevamo il telefono, poi si è aggiunta la mail, poi si è aggiunta la PEC, quindi, o addirittura prima il telefono non ce l'avevamo proprio, quindi erano comunicazioni con casella postale. Poi oltre alla casella postale è venuto il telefono fisso, poi è venuto il cellulare, poi è venuta la mail normale, poi è venuta la PEC. Quindi vedete anche l'evoluzione dei sistemi di comunicazione ritiene poi opportuno disciplinarli. Prego. Quanto riguarda la menzionazione dei dati, no, qualora diciamo, il nostro cliente ci nega il consenso e noi intanto abbiamo in archivio una sua pratica, noi non lo contatteremo più. Non lo contatteremo. Però i dati in archivio restano. I dati nel suo archivio restano, però non li potrà più utilizzare. Okay. Lei conserverà quella pratica per il tempo previsto dalla legge per la conservazione di quel tipo di pratica, però non potrà più utilizzarli né per telefonarlo né per contattarlo in altro modo. È sull'utilizzo, ma non sulla cancellazione fisica dei dati proprio dall'archivio sostanzialmente. In teoria vanno cancellati, vanno rimossi dall'archivio. Cioè se lei ha un database, anche un foglio Excel, deve cancellarli dal foglio Excel. E se ce l'abbiamo cartaceo? Allora se io conservo... Se gli lascio la cartaceo deve stampare l'elenco cartaceo togliendo quel nominativo. No, forse... cartaceo è una cartella con... No, la cartella no. Allora, se lei ha una cartella, cioè diciamo una cartella dove ha... Fascicolo. Allora, supponiamo questa, no? Queste sono le schede registrazioni nostre dove noi abbiamo i vostri dati. Nel momento in cui voi mi negate il consenso all'utilizzo, io questa scheda la devo strappare, ok? Se io invece con voi vi ho venduto un programma, io conserverò la licenza di quel programma che vi ho venduto e la fattura al vostro nome per i tempi previsti dalla legge. Dopo tale periodo anche quelle fatture vengono strappate, vengono rimosse e quindi io non ho più nulla di vostro, ok? Però è ovvio, io... La legge, infatti ve l'ho letto quando prima, quando parlate del tempo previsto dalla legge, il tempo è determinato dal professionista e dal cliente, non è la legge che lo stabilisce il tempo. No, la legge non lo stabilisce, perché siamo noi a stabilirlo, le due parti. No, lo stabilisce il titolare, non il cliente, lo stabilisce il titolare. Anche il cliente, titolare no. No, perché lei che tratta il dato, lei sa per quanto tempo lo deve trattare, io non lo posso. Ma essendo un cliente non lo tratta all'infinito, cioè inteso un tempo lungo. Lungo, perciò l'abbiamo detto prima. Per esempio un dipendente, io titolare, come faccio a dire ho fatto un contratto a tempo indeterminato al mio cliente, quindi il tempo è per la durata del rapporto di lavoro. Io ho messo tempo indeterminato, se poi lo licenzio viene meno. Quindi dopo il licenziamento, se lui mi negherà il consenso, io dovrò prendere tutto quello che è il suo archivio dati e cancellarlo. Se ce l'ho in formato elettronico lo cancello, se ce l'ho cartaceo lo strappo. È vero però le buste paghe che gli ho fatto, quelle mi rimarranno per il tempo previsto dalla legge per la conservazione del documento fiscale e lì è un altro discorso. Conviene vendere la fine. Una domanda questa banale, quindi sui biglietti da visita dovremmo dare l'ultimo indirizzo. Questo è quello che tu hai. Se io vi do o voi vi date a me il vostro biglietto da visita, cioè c'è una sorta di comunicazione da personale. Esatto, se lei mi dà il suo biglietto da visita così non me lo può dare più, lei mi deve firmare il consenso, perché se lei mi dà il suo biglietto da visita e non mi dà il consenso a usare quello che c'è scritto sul suo biglietto da visita, io non me ne faccio niente. Cioè lei mi dà il biglietto da visita, bene, perché un domani io la contatto, lei mi potrebbe dire chi l'ha autorizzato. Faccio un esempio banalissimo, no? Che mi capita a me puntualmente. Ma le lettiere di solito, e quindi dai un biglietto anziché da scrivere sulla... Perché uno si scoccia, esatto. Però in teoria senza il consenso io, azienda, non posso socializzare. Ma basta mettere il biglietto, sentiamo il consenso. Però lo deve mettere dietro, do il consenso a ricevere telefonate, però ci deve essere la casella.
do il consenso, nego il consenso e mi deve fregare il consenso. Allora, no, ma guarda, allora, guardate, queste cose succedono nel quotidiano. Faccio un esempio che capita a me, no? Io come, dato che lavoro con gli ordini e i collegi professionali, per velocizzare le comunicazioni, cosa ho fatto? Ho lasciato il mio cellulare personale al presidente, perché così abbiamo possibilità di metterci in contatto rapidamente. Io non passo per il centralino del collegio e il presidente non passa per il centralino della mia azienda, però io ho dato il consenso al presidente. Quando poi il presidente dà il mio numero a un iscritto e l'iscritto mi chiama, io puntualmente rispondo male all'iscritto, perché l'iscritto non è stato autorizzato a chiamarmi sul mio cellulare. Io il consenso l'ho dato al presidente, non all'iscritto. Quindi io se do il mio bigliettino da visita così, glielo do a lei e non le autorizzo a contattarmi, lei del mio bigliettino da visita in teoria non se ne fa nulla. Perché io come azienda, noi come azienda abbiamo mandato l'informativa a tutti i nostri clienti. Guardi, lei ha dato il consenso al trattamento dei dati, questo è l'utilizzo che noi ne faremo. Lei ha la possibilità di confermare o di negare il consenso. Però diventa una cosa implicita, cioè nel momento in cui mi dà il... No, per la legge non esiste implicito. Questo è il consenso, è inequivocabile. È inequivocabile, sta scritto nel punto 32. Il consenso è inequivocabile. E non può esserci già la casella fregata, cioè io ti devo dare il consenso, deve essere l'espressione della mia volontà. Ma questo, allora è vero sì che tutta questa, diciamo, tutte queste disposizioni hanno il compito di tutelare il dato, l'uso del dato, ma tacitamente tutelano anche a noi. Quante volte lei ha dato il bigliettino alle fiere e poi si è visto sommerso di mail, di telefono, che non voleva, a volte c'è il bigliettino da parte dei terzi, non solo da parte delle dirette aziendali. Sono 26, ci proveremo pure nel dubbio di utilizzare la pubblica telefonica, perché chiamo un collega che mi dice: e chi l'ha utilizzato il chiamato? Paradossalmente è così. Sicuramente chi ti deve pagare? Aspetta, no, però aspettate un attimo solo, con chi mi deve pagare? No, perché voi quando avete preso a suo tempo i dati di quel cliente, il cliente lo avete informato del trattamento dati? Sì. Il professionista già l'ha fatto, cioè era già un nostro obbligo. Cioè noi, è una vita, io sono 15 anni che faccio la libera professione, quando mi vengono i clienti nel mio studio ho sempre detto: guarda, mi lasci il tuo numero di telefono ai sensi, vabbè, all'epoca fino al 24 maggio c'è ancora il decreto legislativo, 196 del 2003, prima ancora ce n'era un altro. Hai approvato dal 25 praticamente? Sì, 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 l'entrata in vigore è confermata il 25 maggio. No, si è approvato quello precedente. Sì, 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 è approvato quello precedente. La legge approva il decreto legislativo. Ma noi per un periodo di tempo la facevamo fino alla cliente di informativa. Poi abbiamo perso questa abitudine. E adesso è giunto il momento che la riprende. Perché lì i clienti che noi già abbiamo, dobbiamo adesso riformare. Per la pratica in corso. Ma la pratica in corso è appena data la risposta ai clienti. Voi in passato già facevate firmare l'informativa, quindi il cliente che lei segue già ha autorizzato il trattamento dati, quindi continuerà a utilizzare i suoi dati. Però adesso lei lo deve informare che, dato che ha lasciato più categorie di dati, può decidere anche di non ricevere comunicazione su tutti quei dati, ma solo su alcuni. È ovvio che adesso questo rapporto sull'uso del dato lei lo va a raffinare di volta in volta con il cliente, però il suo archivio clienti, quello che lei già ha, già le ha lasciato il consenso, perché l'informativa l'avete già fatta, come pure con gli avvocati. Noi la prima cosa, l'avvocato quando andiamo da lui ci fa firmare il consenso al trattamento dei dati, è la prima cosa che ci fa firmare. Che tecnicamente non è più di mai così. Come no? Non lo so dire perché diciamo ultimamente non più, però nel passato. Però passato, allora, l'informativa della sulla pratica. Un attimo, signori, siete tanti, la stanza è piccola, rischiamo di non capire quello che ci diciamo. Allora, l'informativa sulla privacy esiste da sempre.
Adesso c'è il decreto legislativo 196, prima ce n'era ancora un altro. Quindi in teoria noi professionisti, noi imprese, noi aziende abbiamo sempre chiesto a chi veniva presso di noi di firmarci il consenso. Solo che prima era una firma. Ok, io firmo, autorizzo il consenso sulla privacy, punto. Adesso invece no, io devo dare il consenso sulle finalità del trattamento e quindi sul tipo di comunicazione che voglio o non voglio ricevere. Cioè adesso si va a dettagliare un pochino meglio, però alla fine i clienti che noi già abbiamo nel nostro archivio già ci hanno dato il consenso all'utilizzo. Il problema si pone con il nuovo. Quando adesso viene il nuovo, lei non potrà dare più la vecchia informativa, deve dare la nuova informativa. Scusate, ingegnere, anche se ritorna il vecchio cliente. Se ritorna il vecchio cliente, lei gli darà la nuova informativa, certo. Diciamo che parte di queste cose noi già le abbiamo ricevute il 28 agosto. Esattamente. Perché una lettera di carico, già dobbiamo dire la finalità. Esattamente, esattamente. Quindi adesso dobbiamo andare a cambiare la dicitura in fondo alla. Esatto, noi abbiamo messo a disposizione anche l'informativa e come si chiede il consenso. Nel caso dei, diciamo, dei professionisti, i consensi sono a ricevere, a trattare i vuoi dati, insomma, i dati personali, a ricevere comunicazioni telefoniche e a ricevere delle mail. Non abbiamo previsto il cartaceo perché penso che nessuno di voi manda più la fattura a casa del cliente, però nel momento in cui voi come studio professionale siete ancora abituati a mandare la fattura a casa del cliente dovete mettere un'altra clausola, cioè all'utilizzo della casella postale, quindi all'utilizzo di ricevere una lettera al proprio domicilio, alla propria dispensa. Noi già l'abbiamo messo a disposizione, mi dispiace solo che su questo computer, che è un computer molto vecchio, non si apre il PDF che vi avevo portato, sta arrivando il mio cliente, dopo ve lo faccio vedere, e questi sono tutti i documenti che noi vi daremo. Valutate che sulla scheda di registrazione a oggi c'è ancora il decreto legislativo 196, perché fino al 24 è vigente. Ok, quindi dopo chi di voi vi lascerà i dati, noi vi metteremo a disposizione gratuitamente questo modulo dove trovate il registro delle attività, dove trovate l'informativa e il consenso da dare ai vostri clienti. È un punto di partenza, perché poi ognuno di voi sa come lavora con i propri clienti. Noi abbiamo cercato, come ha detto giustamente il vostro collega, di standardizzarlo, perché poi alla fine quello faremo tutti, cioè noi lavoriamo con una categoria ben specifica, quindi io già so che tipo di informazioni chiedere, che tipo di finalità faccio, ok? Quindi è ovvio che poi si standardizza il tutto, è normale. E ecco perché il registro, anche il registro delle attività di un geometra, di un ingegnere, di un architetto, saranno più o meno simili. Possono variare qualora il nostro è uno studio grande, abbiamo dei dipendenti, abbiamo dei collaboratori, quindi lo andiamo ad affinare un po' di più. Però in quel caso, se voi vi fate un organigramma della vostra azienda, del vostro studio professionale, è anche più facile perché andate a individuare, come vi ho detto prima, chi tratta, quali dati e per quale motivo. Tutte queste informazioni li scrivete nel registro delle attività. Registro delle attività che l'articolo 30 vi dice proprio mi devi mettere questo, mi devi mettere questo e mi devi mettere questo. Nel nostro documento abbiamo aggiunto una leggenda, cioè quando parla di trattamento noi abbiamo spiegato guarda per trattamento si intende questo, ad esempio per trattamento è l'uso dei dati del dipendente, l'uso del dato del cliente, l'uso del dato del fornitore, cioè abbiamo cercato anche di fare un piccolo esempio, perché questo diciamo è solamente la partenza. Da qui a un mese dall'entrata in vigore del GDPR noi saremo degli esperti, saremo noi i primi a dare i consigli a un nostro collega che non si è ancora aggiornato su questo, perché ripeto, chi è abituato a fare bene prima continuerà a fare bene anche dopo, come quando è cambiata la normativa sulla sicurezza nei cantieri. Chi faceva bene la sicurezza dei cantieri con la 494 e la 626 l'ha continuato a fare con l'81-2008. Cambiato poco, è cambiato il nome al documento, è cambiato qualche adempimento, però chi faceva bene la sicurezza prima la continuerà a fare bene dopo. Anche qui, chi era già abituato all'informativo, al consenso, all'archiviazione dei dati, lo continuerà a fare adesso. Solo adesso lo fa un pochino più dettagliato, entra più nello specifico, anche perché, come vi ho detto, le tecniche di comunicazione sono cambiate. Prima era un rapporto puramente cartaceo. Cellulare non ce l'aveva nessuno, poi è entrato il cellulare, quindi adesso si è aggiunta quest'altra comunicazione. Chi ha tolto il telefono fisso è solo il cellulare, io non ti chiedo più, posso chiamarti a casa, è ovvio. Prego. Una domanda, noi dobbiamo
dare copia di questa? Assolutamente. Allora, siccome noi sbarriamo delle casette dove si, lui non ci autorizza, diciamo, ci nega il consenso al telefono. Potrebbe essere che qualcuno non lo segna, poi dopo se lo aggiunge dopo. Lui come fa a dire se l'ho dato, non te l'ho dato? Rimane la casella, no, non può rimanere la casella vuota, lui deve dire tutto il consenso. Deve essere esplicito. Okay. Se rimane la casella bianca, non è equivocabile, quindi lei è tenuto a chiamarlo, a contattarlo allo suo studio, l'ha autorizzato alla mail, gli manda una mail, guarda, ti convoco nel mio studio, perché sull'uso del tuo cellulare non è espresso il consenso, è lasciato in bianco, non può essere in bianco. O mi dai il consenso o mi neghi il consenso. Ma l'informativa rimane a lui, il professionista rimane. No, rimane a lei. Rimane a lei. Il cliente può richiederne copia. Ok, il cliente ne può richiedere copia, ma l'informativa rimane a lei. Nel fascicolo, esatto. E il cliente, avete visto, per la portabilità del dato è tenuto a richiederne copia. La legge gli dà questa possibilità. Ma lo deve fare lui, no? Lo deve fare lui, no. La deve richiedere lui, è un diritto dell'interessato, non un obbligo del titolare, ok? Perché quello rientra proprio tra i diritti dell'interessato, quindi lei non è nemmeno tenuto a chiederlo se vuole una copia. Lei fa l'informativa e con il consenso rimane nel suo studio. Se il cliente gliene chiede copia, lei gliela rilascia, ok? Quindi è un diritto dell'interessato, non un obbligo del titolare del trattamento. Quindi praticamente noi per il 25 dobbiamo comunicare niente a nessuno. No, deve comunicare niente a nessuno. Dobbiamo solo iniziare a fare questo registro. Deve fare solamente alla nuova. Esatto. Vi dovete preparare l'informativa con i consensi ai sensi del nuovo CDPR. Quando vi viene un nuovo cliente o vi viene un cliente che già avevate in archivio, gli mettete davanti la nuova informativa, gli spiegate che lui può dare il consenso a ricevere comunicazioni per questo, questo e questo, in questo modo, in questo modo, in questo modo. Non può lasciare una casella in bianco, o dai il consenso o nega il consenso. Punto. Se lui poi vi dice si può avere una copia di quello che sto a firmare, sì, vi fate una fotocopia dopo che ha firmato. Diritto di copia. Diritto di copia. E qui ci sono voi. La potrà richiedere in qualunque momento. È un suo diritto. Sempre 20 euro. 20 euro. Per il rapporto di lavoro che ci sarà, noi non lo possiamo quantificare. Un'altra cosa, il rapporto di lavoro viene nell'informativa, si viene indicato. Allora, nell'informativa voi andate a indicare il tempo del trattamento, lo dovete sempre indicare. Nel vostro caso è per la durata del rapporto di collaborazione che ci sarà. Non lo possiamo sapere, perché in teoria io vengo oggi, posso ritornare da lei dopo 10 anni, come posso non ritornare più, però lei non lo può sapere a priori, perché noi siamo dei tecnici, offriamo dei servizi nel comparto dell'edilizia, e edilizia oggi è a 360 gradi. Devono fare un adeguamento, beh, gli fate la pratica al comune, gli farete poi la certificazione, gli farete la diagnosi energetica, quindi vedete il rapporto, non è che posso dire io ti faccio la pratica edilizia e muore là, no, perché voi una volta che gli avete fatto il progetto di una casa, facciamo un esempio molto banale, e poi lo seguite successivamente, no? Cioè, ok, ho fatto la casa, non invece del terrazzo, voglio verificare del piano casa, voglio chiudere, voglio condonare, cioè continuate a seguire, faccio cambio gli infissi, ma mi date un consiglio, vi vediamo la scelta degli infissi, cioè vedete il rapporto nel comparto ende è un rapporto a 360 gradi, non possiamo stimare esatto, ma proprio per la natura della vostra attività professionale. Discorso dell'avvocato, l'avvocato nemmeno, perché l'avvocato è lo stesso, cioè se io lo nomino il mio avvocato di fiducia, lo posso usare oggi perché ho una pratica legale in atto, ma lo potrò usare anche da qui a 10 anni per una semplice consulenza, per dire. Quindi anche nel caso del libero professionista non si può quantificare per quanto tempo noi andremo a utilizzare il dato. Per il tempo necessario, per il rapporto commerciale che si sta, anche noi con i nostri clienti non lo possiamo sapere,
Cioè, noi nel momento in cui vendiamo un servizio che è un software, è una formazione, è uno strumento, noi non pensavamo a dire, vabbè, te lo vendo oggi, da qui a un mese è finito il rapporto con te. No, e se poi il cliente mi ricontatta perché ha bisogno dell'assistenza, se mi ricontatta perché non vuole più quel prodotto, vuole un altro prodotto, cioè io come faccio a dire userò il dato? Userò il dato. Devo mettere anche un tempo. Non bisogna mettere un numero. Il tempo stretto necessario. Il tempo necessario per il rapporto di lavoro. Quello è un rapporto di lavoro a tutti gli effetti. Rapporto esatto. Prego. Per i clienti vecchi possono essere contattati dopo il 25? No, perché in teoria. Abbandonati. Sì, nel momento in cui quel cliente viene da lei, allora dovrà chiedere nuovamente il consenso. Però non posso mandare una mail per dire che ho questo prodotto. Non ha senso. No, nel senso sì, però per contattare un vecchio cliente, oppure una persona che non è più mia cliente, come faccio? Perché io ho un archivio. Lei ce l'ha nell'archivio, sì, però se ce l'ha nel suo archivio, lei ha già ricevuto il consenso. No, questo no. Perfetto. Quindi lo può contattare. Non può contattare perché la vecchia normativa non si prescrive, cioè il vecchio consenso non si prescrive. Lei ha chiesto il consenso 10 anni fa, a oggi se lo vuole contattare, lei ha il diritto di contattarlo. Nel momento in cui lo contatta, gli va a dire guarda, io ho tutti questi dati, mi dai il consenso a continuare a chiamarti qua, ok. Se poi lei ha una, diciamo, nel suo archivio dei clienti dormienti, nel senso un cliente che è venuto da lei e poi non l'ha contattata più e diciamo, lo vuole contattare per instaurare nuovamente un rapporto, va bene, quella è una sua scelta, lo contatta, guarda, dice ho nel mio archivio i suoi dati, posso continuare a conservarli perché un domani lei vuole continuare ad avere un rapporto con me, mi reputo ancora il suo tecnico di fiducia. Allora questo è un suo modo insomma per mettersi in contatto, ok, certo, lo può fare. Perché all'epoca dei fatti, cioè quando le ha dato i dati, le ha dato anche il consenso. All'epoca il consenso era uno e valeva per tutto il trattamento. Sì, tutti i dati che abbiamo sul computer dobbiamo regolarmente cancellare dei diversi clienti. Forse non mi sono spiegata bene, lo ripeto. Allora, l'archivio che voi avete realizzato nel corso degli anni non lo dovete assolutamente cancellare, perché all'epoca, quando sono venuti i vostri clienti un anno fa, 10 anni fa, 20 anni fa, voi avete comunque avuto il consenso, perché la legge sulla privacy non è una legge di oggi, cioè già il 196 è dal 2003, sono 15 anni che è vigente. Quindi tutti i dati che voi avete nel vostro archivio, in teoria al mondo c'era un'informativa. Esatto. Quindi all'epoca dei fatti c'erano altre norme e voi avete costruito quell'archivio in base alle precedenti normative. Quindi il vostro archivio non lo dovete assolutamente cancellare, è già autorizzato. Il problema si pone con i nuovi. Ok? E il problema si pone quando vi viene un vecchio cliente che lo dovete informare che adesso il trattamento dei suoi dati è cambiato. Ok? Però sul vostro archivio non dovete fare nessun tipo di operazione, continuerete a tenerlo, a conservarlo e a usarlo. Quando lo arricchite con un nuovo cliente, il nuovo cliente va informato. Se viene un vecchio cliente, il vecchio cliente va informato. Tutto qui. Ma se non sbaglio anche adesso è l'informativa del padre. No, il consenso è inequivocabile, il verbale non esiste più. Scusa, parliamo di collaboratori esterni lo stesso e quindi noi forniamo i dati del nostro cliente, al nostro collaboratore. Il cliente deve essere informato a chi stiamo dando e esatto. Se lo fa nell'informativa. Ma in genere gli dobbiamo dare nome e cognome? No, gli deve dare nome e cognome. E questi nome e cognome li deve mettere nel registro trattamento, nel registro delle attività, nel registro. Signori, per favore, credo che questa cosa interessi tutti. Se avete delle domande, fatele singolarmente.
Allora, diceva il vostro collega, se io ho dei collaboratori esterni, questi collaboratori esterni do il nome del mio cliente, beh, il cliente deve essere informato. Quindi nell'informativa che voi andrete a fare per la raccolta dei consensi andrete a dire: guarda che se ti devo fare un confinamento, l'attività di confinamento la fa il mio collega il geometra Rossi Mario, quindi questi dati verranno trattati da Rossi Mario. Nel vostro registro delle attività andrete a dire, tramite l'organigramma che vi siete fatti, che voi avete dei collaboratori esterni che pagate con una parcella, ok, io mi avvalgo del geologo, al geologo fornirò il lotto su cui andare a fare le indagini, questo lotto di un soggetto, quindi io vado a dare queste informative e lo va a disciplinare, lo va a esplicitare nel suo registro delle attività. Ciò è importante, il registro delle attività. Voi in questo registro non solo andate a dire come trattate questi dati, ma se avete dei collaboratori interni o esterni andate a dire pure questo. Per esempio noi, ve l'ho fatto l'esempio prima, abbiamo gli operatori al telefono, abbiamo i tecnici, quindi noi nel nostro registro delle attività abbiamo detto: guarda, abbiamo il nostro operatore che potrà contattare queste persone al telefono, poi abbiamo il supporto tecnico che potrà contattare queste persone al telefono e per back. E queste sono cose che dovete dire pure voi. Possiamo anche dire nel nostro sì, abbiamo un collaboratore, però l'Italia è contattata solo da noi, non vengono passati al collaboratore. No, cioè il collaboratore è inteso, magari come canneggiatore. Quindi però penso che possiamo dire che ci parliamo di collaboratori occasionali. Come facciamo a sapere quel giorno? Nel momento in cui lei si avvale del collaboratore occasionale va a modificare il suo registro delle attività. Quindi va a dire che per quell'attività, in questo caso il tempo, il tempo, quindi no, quello è un documento che rimane a lei. Lei prende il suo registro delle attività e lo aggiorna, va a dire. Oggi mi fa tutta la live. Dico che in occasione delle misurazioni mi avvalgo di un operatore o di un collaboratore che sarà indicato al momento della reperita. Ok, poi lei prende quel registro, il suo registro, e va a sostituire il nominativo, dice, certo, dice il suo collaboratore che tipo di dati passerà questo collaboratore, che tipo di attività farà questo collaboratore con quei dati, e quindi in questo caso ha senso il tempo, perché il rapporto con questo collaboratore... Ma è come di cui lo dati? Come di cui lo dati? Però gli sta dicendo dove deve andare. Andiamo sul territorio. E quindi il territorio di chi è? Può non saperlo, non è detto che io debba dire. E quello che io non deve sapere niente, ma scusami, io so che non lo so. Allora, io collaboratore, tu vieni con me. Io San Francesco. Non è un collaboratore che va da solo, va lei. Cioè, il suo nominativo non figurerà, lui non sarà assolutamente conosciuto, non deve proprio menzionare. Cioè, il problema va diventare. Un attimo, per favore signori, per favore, allora signori, un attimo, allora, il geometra come si chiama? Giovanni. Allora, vostro collega Giovanni ha fatto un'osservazione. Abbiamo detto, se io ho un collaboratore, ok, a questo collaboratore che deve andare con la pratina a prendere le misure, io gli devo dire dove andare. Gli devo dire foglio e particella non proprietario, quindi sono dati personali. Ok, il mio collaboratore va là e va a fare delle misurazioni, quindi io devo dire nel mio registro delle attività ho nominato il mio collaboratore Mario andare su a fare delle misurazioni e io ho fornito nome, cognome, dati catastali, punto. Ora diceva Giovanni, ma se io al mio collaboratore non gli do queste informazioni perché lui viene con me, io non devo documentarlo, perché lui in teoria non è un collaboratore, cioè lui viene lì, mi dà una mano, come dire, è un ausiliario, non è un collaboratore. A prescindere che lui poi metterà fattura e sarà pagato da me. E allora no, come fa a mettere fattura? Se c'è fattura. Fatturazione tecnica. Se c'è fattura.
e lui quando viene ma io lo metterò nel mio registro come collaboratore, ma non gli fornirò dei dati. E no, sono mio collaboratore. E lui come va, cosa scriverà quella fattura? E cosa collaborazione tecnica. E collaborazione tecnica cosa significa? Che cosa? Non esiste genetico, non esiste. Allora è una conoscenza teorica. Canneggiatore. Collaborazione tecnica intesa come canneggiatore. È sempre lo devi pagare. Canneggiatore io non ti do da. Non mi devi dare da. Sempre di emettere fattura. Sì, però comunque. Questo è il dubbio, questa è un dubbio. Dipende che tipo di consulenza vi andate a mettere. Se mi mettete una consulenza tecnica. Ma canneggiatore, Giovanni, devi specificare su quale lavoro. Ma che significa? Voglio partire senza incarico. Ma scusa, voglio partire senza incarico. Allora, qua, perdonatemi, un attimo, qua il GDPR c'entra ben poco. Qua è un problema di fatturazione e di clausole per la fattura. Cioè, quando io nomino una persona e questo mi fa una consulenza tecnica, cosa hai fatto tecnicamente? Dipende già da in giro col prisma a leggere punti. Dove? Sul territorio. Non so di chi era la pannicella, non so di chi era la pannicella. No, non c'è. Perdonatemi, qui il GDPR non c'è, signori. Allora, qui, perdonatemi, signori, per favore. Per favore. Capire. Allora, il concetto, perdonatemi, un attimo. Allora, il concetto del GDPR è l'uso del dato. Non c'entra niente la tutela della persona, è l'uso del dato. Se non gli do il dato. Lei non gli dà il dato. Se lo porta così, sul territorio. Nonostante lui mi fa fattura e mi dice per consulenza, per collaborazione tecnica, io non gli do nessun tipo di dato. Secondo il GDPR è a posto. Secondo il GDPR è a posto, però poi è un problema di nomenclatura di fattura, che è una fattura generica, così una voce generica. Poi non so se la legge lo prevede, non lo prevede, vabbè, quindi questo non c'entra niente con il GDPR. Il GDPR è uso del dato personale e anche i dati catastali sono dati personali, ok? Quindi è quello che lei passa al suo collaboratore che va disciplinato. Se lei al collaboratore non passa niente, non passa niente. Poi un problema di fatturazione è quello che verrà scritto dopo, però poi deve prestare attenzione al tipo di fattura che quello le presta, perché se erroneamente sulla fattura dovesse scrivere qualcosa che va a identificare. Quindi ogni qualvolta facciamo una misura catastale da sister, dobbiamo avere l'autorizzazione da parte del cliente a fare quella determinata. Quella già c'è. Sì, lo so, già c'è il trattamento, però dico comunque dobbiamo avere poi nell'informativa o comunque nel trattamento dei dati. Perciò l'informativa è strettamente personale. Io per esempio non mi occupo della parte catastale, non l'ho prevista. Per certi aspetti, nel caso di un incarico conferito da una società, un incarico conferito da una società o da un'amministrazione pubblica, tipo una procedura espropriativa, io posso contattare tutti gli interessati, i proprietari soggetti a questa procedura? Come ha avuto lei i dati di questa società? L'amministrazione ha conferito un incarico e mi ha dato un piano particellare. Perfetto, allora è un problema dell'amministrazione pubblica che ha raccolto i consensi e l'amministrazione pubblica deve informare l'interessato che trasferisce a terzi lei i dati. Quindi lei non deve fare nulla. Quindi io posso contattarle liberamente. L'amministrazione pubblica all'utilizzo dei dati dei terzi. Allora, perché dato che c'è un'amministrazione pubblica, l'amministrazione pubblica ha un rapporto con i clienti, ok? I clienti daranno all'amministrazione il consenso a trasferire i dati a una terza persona che è lei.
con un contratto. Lei li potrà contattare. Con un contratto. Quindi, certo. Se ma lei non deve fare questo. L'ha fatto già la pubblica amministrazione con... Quindi io posso liberamente notificare, telefonare, certo, o contattare... Certo. Secondo il consenso che loro hanno ricevuto. La pubblica amministrazione, quando le darà l'incarico, le pubblicherà anche il consenso che lei ha, che hanno avuto, e quindi le diranno come potrà contattare queste persone. E loro il consenso l'hanno avuto tramite pubblicazione su Burk, Albo, eccetera, eccetera. Quindi... Ma credo che cambierà. Ma comunque sono più cosa pensando. Anche per le amministrazioni. Le amministrazioni hanno anche l'obbligo del DPO, del responsabile della protezione dei dati, ok? Sì, sì, no. No, ma io ne faccio una tutela del professionista, cioè no, lei non deve fare nessuno, io posso contattare liberamente in questo caso, certo, 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 stai a posto perché tu non sai poi come devi comunicare, però tu non devi chiedere nulla, cioè lei non deve chiedere nulla, all'amministrazione che l'ha portata. Per favore, allora doveva essere un incontro di mezz'ora, e lo so, però se le domande le facciamo singolarmente io riesco a capire e dare risposta, perché sono tante le casistiche. Allora, il vostro collega, lei si chiama? Vincenzo Sovagnini. Vincenzo ha fatto un'osservazione. Se io devo fare dei controlli perché c'è un esproprio, giusto? Una procedura espropriativa. Io posso contattare tutti i proprietari dei lotti che vado a espropriare? La risposta è sì, perché l'amministrazione pubblica, cioè l'esproprio, è passato per un'amministrazione pubblica. Quindi l'amministrazione pubblica, quando ha chiesto il consenso ai proprietari dei lotti, ha esplicitato nel proprio consenso che quei dati venivano passati a terze parti, cioè ai tecnici. Quindi il collega li può contattare. L'amministrazione pubblica dirà al collega in che modo li potrà contattare in base al tipo di autorizzazione che hanno ricevuto. Prego. No, d'impresa, nelle fasi propedeutiche, diciamo, alla procedura, non è che chiede l'autorizzazione al trattamento dei dati, esegue la procedura di partecipazione degli interessati. Quindi il soggetto diventa una parte passiva. Allora, avendo espletato questa procedura, il soggetto passivo della procedura non è che dà il consenso al trattamento dei dati, ma viene solo informato di questa procedura espropriativa. Poi sono io che ho avuto l'incarico dall'amministrazione, dalla società, che lo vado a contattare. Lui potrebbe dire: chiedi autorizzato a chiamarmi. Certo. Allora io che cosa devo dire? No, guardi, l'impresa ha espletato questa procedura, quindi io non ho nessuna responsabilità. Dipende da te. Cioè la mia posizione, la posizione mia o di un collega che si trovi in questa situazione. Ma guardi che adesso tutti devono rivedere l'informativa sulla privacy, quindi a monte ci sarà l'informativa che deve segnare. Ma figuriamoci se un soggetto che deve essere espropriato dice ti do il consenso. Un attimo. Neanche se lo sparo. La cosa che dice il collega è diversa, perché noi stiamo avviando la procedura. Anche perché è un'azione forzata che facciamo verso il non è che chiediamo l'autorizzazione a mandare il se un'azione forzata è già un altro discorso, è la partecipazione degli interessati, cioè nel senso che vengono pubblicati tutti i piani particellari, quindi il proprietario viene edotto che viene formalizzata, viene espletata questa procedura. Però non c'è nessun rilascio di consenso, è forzato, è obbligatorio. Questa è la legge che ti obbliga a comprare. Quello è un obbligo di legge a procedere, quello è un esproprio forzato. E quindi per quanto riguarda il trattamento dei dati, io posso trattare i dati di quella persona rilevata dai registri catastali? No, lei può trattare i dati che le verranno forniti, cioè lei non può prenderli da nessuna parte, lei non li può andare a prendere. E quindi quando io gli vado a fare una notifica di un decreto di occupazione o una dichiarazione di pubblica utilità, ma questa è già un'altra casistica. Quello mi dice dove l'hai presi i miei dati? Questa è già un'altra casistica, mi perdoni. Ma c'è nemmeno un pubblico a Roma, non è che io posso chiamare una mattina e vado a fare il sistema o guardare, c'è niente, bravissimo, cioè è l'ente a Monte che chiede l'autorizzazione. Chiedo scusa, non sempre c'è il confinamento,
dove io devo anche chiamare il confidante, che non è mio cliente. Posso chiamarlo o no? A questo punto chiamerò un no, lo devo chiamare dal non è lei, non è lei, lei no, lei non può chiamare il confidante. È il suo cliente che deve chiamare il confidante, lei no. Allora la comunicazione non va a portare un po'. Viene da lei per mettere i confini, poi è il cliente che deve andare a invitare gli altri, gli deve dire guarda io devo mettere i confini, gli altri devono nominare il proprio tecnico, non è che lei vada solo a mettere i confini, verrà un altro tecnico, quindi lei non deve invitare le altre parti, lei ha un rapporto con il suo cliente è tenuto a invitare il confinante per dire guarda io devo mettere i tecnici. E lui lo può fare. Certo. No, avevo preparato questo slide in cui appunto andavamo a dire come si compila il registro delle attività. Allora, abbiamo parlato di soggetti interessati, ho fatto l'esempio della nostra società, della nostra azienda, e quindi ho messo quando interessati, noi possiamo avere i nostri clienti, i nostri fornitori o i dipendenti. Supponiamo sui dipendenti. Quali categorie di dati vengono trattati? Dati anagrafici, dati economici, dati sanitari. Nel vostro caso i dati dei vostri clienti sono dei dati anagrafici, dei dati catastali. Finalità del trattamento, gestione del rapporto di lavoro, e questo è anche il vostro caso. Inquadramento giuridico è un obbligo contrattuale, anche voi con i vostri clienti avete un contratto per l'attività che vi prestate, quindi è un obbligo contrattuale. Ruolo del data protection in azienda, abbiamo detto il titolare del trattamento è l'azienda, il professionista. Rapporti con le terze parti, nel nostro caso sono le agenzie di collocamento, le compagnie assicurative, con voi può essere l'agenzia delle entrate, catasto, catasto fabbricato, catasto, esatto. Flussi esterni di dati, questo non mi interessa, questo si ha quando l'ufficio risorse umane ha una sede estera, quindi parliamo delle multinazionali. Gestione informativa e consenso, vabbè, è tutto disciplinato nel contratto, voi avrete la vostra informativa con i vostri consensi. Gestione dei diritti dell'interessato, questa è la policy aziendale, ovvero l'informativa che fa il professionista, voi non farete una policy aziendale, voi farete un'informativa in cui dite ok, questi sono i dati che voi mi darete e verranno utilizzati per queste fini. Tempi di conservazione come per legge, cioè nel nostro caso è il rapporto di lavoro, nel vostro caso lo stesso, noi come facciamo a dire per quanto tempo avremo un rapporto con scrivere come per legge, come per legge, o la durata del rapporto di lavoro. Voi offrite un servizio tecnico e il servizio tecnico non è che ha una durata, io ti seguo per un anno, no, cioè voi lo seguite per n anni, perché diciamo a quel cliente si proporranno N casistiche, abbiamo detto adesso i confinamenti, abbiamo detto espropri, perché può capitare, devono fare un'infrastruttura, fanno degli espropri, devono fare le strade, fanno degli espropri, beh non si affiderà a voi per vedere se è tutto in regola, accatastamenti, confinamenti, certificazioni, condoni, varianti, insomma quante cose si fanno. Anche il progetto del giardino si affidano a noi, parliamoci chiaro, cioè non è che il rapporto con il cliente, le successioni, cioè il cliente si affiderà a voi per tante tipologie di attività, quindi voi non potete dire per quanto tempo lo conserverete, lo conserverete, noi abbiamo messo come per legge perché è il contratto, voi direte per il rapporto di lavoro, non si può quantificare nel vostro caso. Misure di sicurezza tecniche, organizzative e certificati, l'abbiamo detto prima, dipende come li conservate i dati. Diventa essenziale progettare la tutela dei dati personali e quindi documentare l'analisi dei rischi a cui sono esposti questi dati. E qui facciamo una breve parentesi al documento di valutazione di impatto del trattamento dati. Questo è un documento che non riguarda voi professionisti, riguarda diciamo o le associazioni di professionisti o le imprese, però molti tecnici hanno anche le imprese, quindi è giusto far vedere anche questo documento. Questo documento indica i dati che noi trattiamo, quali sono i fattori di rischio a cui sono esposti e come risolverli. È sotto forma di domande,
ok? E diciamo questo documento, se viene fatto, ci consente anche di redigere meglio il registro delle attività, perché ci consente di individuare bene quelli che sono i dati che noi trattiamo, di capire a quali fattori di rischio sono esposti e in modo tale capiamo anche come trattarli correttamente. Il portale del Garante, il sito del Garante, perdonatemi, ha messo a disposizione un software gratuito che permette di fare il documento, il DPA. Praticamente, dato che sono tutta una serie di domande a cui bisogna dare risposta, alla fine tutte queste domande vengono racchiuse in questo documento che vi fa anche un diagramma, vi dice, ok, in base ai fattori di rischio questa è la torta di come i rischi sono più o meno gravi, in base alle misure scelte questo è l'organigramma che vi dice come strutturare. Però ripeto, non è un documento obbligatorio per i professionisti e anche sul sito del Garante, adesso ve lo riporto, ha pubblicato questo documento che spiega che cos'è, abbiamo detto, è un documento che fa riferimento all'articolo 35 della GDPR, consente di individuare per le categorie di dati che noi trattiamo quali sono i fattori di rischio per poterli poi andare a risolvere con delle appropriate misure tecniche e organizzative. Chi lo deve fare? Lo deve fare sempre il titolare del trattamento e diciamo, lo scopo di andare a individuare i rischi. Quindi, cioè, i nostri dati, non è che chissà quali fattori di rischio sono sottoposti. Quando è obbligatorio e quando non è obbligatorio? Beh, è obbligatorio, vedete, trattamenti valutativi o di screening comprese la profilazione, cioè è obbligatorio per quelle aziende tipo l'Istat, per intenderci, l'Istat va a fare delle profilazioni con i dati e quindi in quel caso è obbligatorio. Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici, simulazioni di assicurazioni, concessioni di prestiti, quindi le banche, le compagnie assicurative lo devono fare, perché non trattano solo i dati personali ma anche dati sensibili, le banche trattano dati sensibili, il vostro conto economico è un dato sensibile. Combinazione e raffronto di insieme di dati derivanti da più trattamenti, il concetto del big data, questo riguarda le multinazionali che vanno a fare la profilazione, quindi a categorizzare i propri clienti, quindi in questi casi è importante. Per tutte le altre categorie, vedete, di persone fisiche, cioè non presentano rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e nel nostro caso, cioè se noi perdiamo il nome o l'indirizzo di una persona, non gli creiamo un danno alla persona. Un conto diverso se io pubblico il mio conto in banca, io posso arrecare un danno alla persona. Allora, la dichiarazione del reddito. Infatti abbiamo detto che i commercialisti sono borderline, sono al limite. Loro nel momento in cui trattano questo tipo di dato, però in quel caso dice la legge a titolo continuativo e una mole di dato a titolo continuativo, non solo devono fare il DPA, ma devono nominare anche il DPO, il responsabile della protezione dei dati. Questo, ecco perché vedete come il quadro è più chiaro di quello che noi dobbiamo fare. Quindi anche i rapporti con il Garante, insomma, cambiano. Noi persone non andremo mai a dialogare, usiamo questo termine, con il Garante, ma lo dovranno fare chi tratta la geolocalizzazione, la ricerca genetica, la profilazione dei clienti. Quindi in quel caso loro sono tenuti a fare determinati adempimenti con il Garante. Qui è un po' una slide riepilogativa di quella che era la vecchia normativa e di quello che è il nuovo GDPR. Vedete, la vecchia normativa parlava di privacy, nel nuovo regolamento la parola privacy non esiste, perché mentre prima al centro c'era l'individuo, ora al centro c'è il dato. La vecchia legge, il decreto legislativo 196, forniva delle misure minime di sicurezza da adottare e delle sanzioni ben specifiche. Ora invece l'attenzione viene spostata sulle responsabilità del titolare e su quali misure tecniche e organizzative occorre adottare sia direttamente che indirettamente dal titolare per tutelare l'uso del dato.
Chi tratta i dati deve predisporre dei processi di valutazione e di impatto del trattamento dei dati personali, ma parliamo sempre del concetto di dati sensibili. Quindi, ricapitoliamo. Cosa dobbiamo fare per essere pronti al GDPR? Allora, dobbiamo avere la nostra informativa, dobbiamo avere la raccolta consensi e dobbiamo fare il registro delle attività. Quindi, tramite l'informativa e il consenso noi andiamo a dire come abbiamo avuto questi dati, che tipo di dati abbiamo avuto e come li utilizzeremo. Andiamo a definire i soggetti che usano i dati, se abbiamo dei collaboratori, definiamo i tempi di conservazione, predisponiamo il registro delle attività, il DPA nei casi previsti, comunichiamo tempestivamente al garante se abbiamo avuto violazioni al nostro database, la comunicazione deve essere fatta entro 72 ore. Nel nostro caso quando lo dobbiamo fare? Quando abbiamo un attacco informatico. Ovviamente, no, se prendiamo un virus banale, se prendiamo quel virus e ci dicono che dobbiamo pagare una cauzione in bitcoin perché loro hanno acquisito il nostro database, ok? Quello si intende per violazione informatica. Nominare il DPO nei casi previsti. Non mi è mai capitato che siete stati aggrediti da quei virus che chiedono il pagamento di una cauzione? Quel tipo di violazione va segnalata al garante perché lì hanno acquisito i vostri dati e vi chiedono il pagamento di una cauzione per riaverlo, non diciamo il virus banale. Cosa deve fare l'azienda? Un'ultima slide sull'azienda. Deve analizzare i dati di cui dispone, attribuire correttamente i ruoli, perché lì abbiamo detto c'è il call center, c'è il supporto tecnico, c'è il commerciale di zona, tenere il registro delle attività di trattamento, adottare misure appropriate per favorire l'informativa all'interessato, fare un inventario delle proprie informative, verificare come adeguarle al nuovo regolamento, definire procedure di acquisizione della documentazione del consenso e verificare se l'interessato ha dato il consenso anche se trattiamo i dati di minori. Cosa deve fare l'azienda per adeguarsi? Quindi deve mettere in atto tutte le misure organizzative per garantire che siano trattati solo i dati strettamente necessari alle finalità del trattamento e garantire la conformità al nuovo regolamento. Quindi anche noi dobbiamo utilizzare solamente i dati necessari alla nostra attività. Cioè io non mi farò dare mai quanti figli hanno se non mi serve per il tipo di trattamento che devo fare. In funzione della tipologia dei dati che vengono trattati e in funzione della tipologia di azienda bisogna poi fare altri tipi di controlli, quindi in caso di violazione va notificato sempre al garante, valutare l'opportunità di utilizzare dei meccanismi di certificazione per dimostrare la conformità dei requisiti della nostra azienda e adottare i codici di condotta. Guardate, i codici di condotta sono sempre messi a disposizione dal garante. Disegnare il DPO e analizzare tutti gli effetti sulla portabilità dei dati in modo da poterli organizzare in modo sicuro onde evitare di avere poi dei database poco stabili. Questo riguarda sempre il passaggio con le terze parti e soprattutto all'esterno. Quindi ci dobbiamo ricordare di preparare una corretta informativa, di disporre una policy aziendale, nel vostro caso parliamo sempre di informativa, una corretta gestione anche delle password, aver fatto una formazione a tutti i nostri collaboratori li dobbiamo informare, aver fatto le nomine previste e tutti i controlli sulle nostre responsabilità. Diciamo, queste sono le attenzioni da avere per arrivare pronti al nuovo GDPR.